come fa bene così? Fa così. Le forti sensazioni dell'inverno ci portano ricordi silenziosi, il freddo che gelava anche il respiro, gli sguardi diventavano preziosi, gli occhi tuoi cercavano un abbraccio, e un po' di solitudine sfumava. Bene così. Bene così. Coprimi di sogni e di coraggio, portami via da qui. Tu capisci bene il mio linguaggio, lascia che sia così. Tanto sei la cosa più importante per me. Beh, ragazzi, io non dico niente, vedo che annuisco dall'altra parte del vedo, c'è cioè, un tifo sportivo, Federico, che tu la dico una cosa. Alex Britti è un accanito ascoltatore di Radio Stereo, ma non lo dico tanto per dire questo, quelli che fanno sempre, no, ci ascolta, adesso ci sta ascoltando. No, se io manco, mi pare la professoressa di italiano mi chiede la giustificazione. Oh, com'è stamattina? Mi arriva subito il messaggio. Perché stamattina non c'è sta che ha fatto sega? Beh, perché tante persone, io lavoro di notte, faccio sempre tardi, quindi mi sveglio verso di solito la media 9, 9:30 la mattina. Quindi quando mi sveglio accendo la TV, capito? E ci state voi, e mi prendo il caffè, mangio qualcosa. E no, poi ogni tanto mi fa, no, perché ho sentito Federico che ha detto sta cosa, no, perché Paglia ha detto certo. Sta cosa. E poi io una cosa che non mi scoprirò, sai Stefano, io dico, parlo con Petrucci d'altra parte, una cosa che non mi spiegherò mai, lui è un fan di quei deficienti della sera, lui se li sente, se li sente di giù. A me Fiorani, Caprera, ma ci fanno ridere. Mi fanno molto ridere. L'anno scorso, quando facevo il disco, quando stavo facendo il disco, che lavoravo in uno studio sulla Nomentana, quindi al lato opposto da casa mia, uscivo sempre dallo studio verso le 10, 10:30, e quindi facevo il viaggio di ritorno. Con quei deficienti. Perché sono deficienti? Perché sì, però fanno ammazzare da ridere. Perché i sondaggi si erano sondaggi particolari. Sì, certo. E fanno ridere. Insomma, ogni momento, lo sai, poi insomma. Terzo, lo dico, ogni momento c'è, cioè, la mattina con voi è il momento più, poi c'è Federico che ama solo Springsteen, quindi a me non mi caga, però io lo sento il pomeriggio, invece, solo Springsteen invece ti posso dire una cosa, è venuto prima apposta perché sapeva che c'hai l'idea, pensa che... dice okay. Springsteen è una religione, dice gli altri sono umani, e c'ha pure ragione tra tutto l'altro sommato, quindi... tutto sommato, e quindi sì, ma ascolto, vabbè, lo sai, ci ascoltiamo.